in collaborazione con Jesac, Aeroporto di Napoli, Yamamai. Nuovo appuntamento con Cibo e Dintorni, nuovo appuntamento anche con la nostra caccia ai nuovi talenti per lo stoccafisso di Norvegia, by Norge. Prima però di entrare nelle cucine e di scoprire quale sarà il concorrente di oggi, la linea come sempre va a Romano. Cara Serena, oggi ti porto niente di meno che in Svezia, a Stoccolma, dove la scorsa settimana c'è stato un grande evento per le eccellenze agroalimentari della Campania, che per la prima volta sono state presentate nell'ambito del progetto di potenziamento della promozione del Made in Campania. Una manifestazione promossa dalla Direzione Generale dello Sviluppo Economico e delle Attività Produttive della Regione Campania, con la collaborazione dell'Ambasciata Italiana a Stoccolma e dell'Istituto per il Commercio Estero e dell'Accademia della Cucina Italiana. Pensate, amici di Cibo e Dintorni, nell'ambito delle eccellenze Campania a Stoccolma ben 23 aziende espositrici hanno incontrato oltre 200 buyers che hanno dimostrato grande interesse per i prodotti artigianali made in Campania. Insomma, una bella vetrina e un bel trampolino di lancio, come ci hanno spiegato anche l'ambasciatore italiano in Svezia, Sua Eccellenza Elena Basile, e Fulvio Martuscillo, consigliere delegato del Presidente della Regione Campania. In un'economia globalizzata quello che è importante è difendere la produzione tradizionale, originaria, che molte volte risale a una comunità rurale che trasmette il know-how di generazione in generazione. Abbiamo scelto la Svezia perché riteniamo questo un mercato di grande interesse. Questi giorni lo stanno dimostrando, i nostri imprenditori hanno incontrato i buyer, stanno concludendo affari importanti, quindi immaginiamo che da questo evento possano trarre una convenienza, possano trarre contatti, possano trarre rapporti per poter appunto sviluppare e internazionalizzare le proprie aziende. I buyers e le istituzioni svedesi hanno potuto assaggiare personalmente ciò che è stato messo in mostra con i finger food realizzati dallo chef campano stellato Peppe Aversa, che ha proposto degli assaggi all'insegna dell'originalità e dell'unicità dei nostri sapori, ma proponendo anche dei piatti dove i prodotti campani e quelli svedesi si sono incontrati. Sì, noi abbiamo giocato un po' con la leggerezza del nostro essere, quindi non grandi lucubrazioni mentali, ma bensì piatto semplice, piatto da eseguire, un piatto anche che nell'aspetto cromatico ci riporta a un'appartenenza al territorio. Abbiamo fatto un lavoro con dei fusilli, facendo una purea di broccoli, i broccoli ci appartengono, sono la nostra autenticità, poi servendoli sopra con una tartare di salmone profumata all'aneto e della mozzarella di bufala. Quindi pochi passaggi, grandi prodotti, territori che si praticamente coniugano in una maniera leggera, e quindi viva la dieta mediterranea. Eccomi, cucine dell'Ipsar Petronio Monteruscello, un altro sedicenne. Tu sei? Salvatore Costaiolo. Che classe frequenti? La terza KF. Terza KF, il tuo docente è qui accanto a noi, Giuseppe Nuzzo. Allora, quanto difficile è stato trovare questi allievi tra i tanti che lei ha? Diciamo che noi proponiamo sempre questo tipo di manifestazione, sono loro che si mettono in discussione e si propongono. E a noi fa molto piacere. Certo, li aiutate così a crescere, perché queste sono davvero le stelline del domani. Abbiamo anche la Comi, tu sei? Vittoria Carandente. Vittoria Carandente, benissimo. Dici un po', che cosa hai preparato oggi? Abbiamo preparato una calamarata alla monachina su una vellutata di stoccafisso di Norvegia. E gli ingredienti sono... Vediamoli in dettaglio allora. Principalmente sono lo stoccafisso di Norvegia,
pomodorini fritti per decorazione, e poi abbiamo la monachina, che è una crema data dalla scarola riccia soffritta con aglio e olio, insieme all'uva passa, le olive, i capperi, le acciughe e i pinoli. Sì. E questa cremina viene poi messa dove? Viene farcita all'interno della calamarata, dei mezzi paccheri. E come altro si continua? Vengono messi nel forno, sì. Cotti a 200 gradi per 5 minuti, e vengono poi gratinati con una besciamella. Wow, quindi un piatto veramente molto molto elaborato. Bene, allora complimenti, congratulazioni, noi siamo sempre super partes, mentre lui prepara le fasi finali di questo piatto, io mi sposto al lato della giuria che tra poco dovrà valutare. Lino Scarallo, insomma, questa stella, questo testimone, secondo te troviamo qualcuno che potrà poi ambire tra questi ragazzi? Speriamo, anche perché li vedo ancora nei ragazzi una voglia di emergere e di fare bene. Sicuramente ci sarà qualcuno di loro che potrà emergere nel futuro gastronomico. Sono tutti molto emozionati, questo è bellissimo. Sì, la competizione è sempre un momento di emozione, di ansia. Questo serve però, serve stare concentrati. Sì. Allora adesso ti lascio le tue votazioni. Che trionfo di sapori, colori e profumi. Non posso disturbare la giuria che sta votando, però noi dovremo aspettare ancora un po' per conoscere i nomi dei due finalisti.